L'altro giorno mi sono chiesto che cosa vuol dire essere uno dei ragazzi che partecipano al collegio 3. Voi dovete sapere che io, come tutti gli adolescenti di adesso, sto seguendo questo programma televisivo chiamato Il Collegio. Ho visto giusto qualche puntata del collegio 3 e le precedenti stagioni del collegio 2 e del collegio 1. Essendo che non ho mai fatto i provini per il collegio, mi sono chiesta come sarebbe la mia vita se in questo momento facessi parte del collegio 3. Mi sono immedesimata nel collegio 3 e ho voluto vivere una vita da collegiale. Per ora sono uscite soltanto 2 puntate ed è proprio per questo che volevo dirvi, che ogni venerdì alle 15:30 fino alla fine del collegio 3 farò uscire delle mini puntate di questa serie di parodie. Specifico che non ce l'ho con nessuno dei ragazzi del collegio 3, anzi mi stanno tutti abbastanza simpatici per adesso. Quindi niente ragazzi, bando alle ciance, io direi di iniziare immediatamente la mia vita da collegiale. Ora vi presenteremo i collegiali. Ciao, mi chiamo Silvia, ho 16 anni, vengo da Roma e vivo con mia mamma, che è lei, e oggi sono qui per far vedere a tutti quanto valgo. Mia mamma rompe un pochino, però io sono più forte di lei e quindi ci becca un sacco di mazza ad ogni volta. Nella mia vita niente, non faccio nulla, sono venuta qui al collegio perché volevo farmi un pochino di follower. Quelli della redazione hanno detto che mi danno anche un sacco di soldi, quindi a posto. Poi niente, cioè basta, è finita così. Qui c'è mia mamma, vieni mamma, che anche lei vuole diventare una vera diva, quindi l'ho chiamata in questo programma. Detto questo però, io direi che possiamo passare direttamente in collegio. È lì che fanno i pagamenti, no? Ecco, quindi andiamo. Ciao, io sono Cora. Io sono Marilu. Sì, siamo due gemelle. Siamo gemelle. E siamo qui al collegio per far vedere a tutti quanto valiamo. Io sono come il diavolo. Io sono quella più brava, sono l'angelo. Esatto. Sì, io sono l'angelo. Mi raccomando, Marilu, non mi far arrabbiare. Io ti faccio arrabbiare. Non mi va di discutere anche io. Ma non è vero, nessuno. Ma noi non discutiamo mai. Già stai iniziando. Senti, non mi far mettere le mani addosso. Senti, perché davvero. Già stai urlando come ti dico. Oh! Ciao, guarda. Marilu, torna qui. Marilu. Marilu. Ciao a tutti, io sono Nicole, vengo da Roma. Sono qui in collegio perché mia madre non mi sopporta più. Non faccio altro che fa parate per proteggere noi donne. Perché raga, rispetto per le donne, fuck the man, rispetto per noi donne. Sono qui per far vedere a tutti quanto noi donne valiamo. Far vedere che i maschi non valgono niente. Potere a noi. Spero che i professori mi rispettino, perché sennò tocca farsi rispettare. Vediamo com'è. Io qua fuori ho portato dei cartelloni femministi. Se possono far entrare? No? Vabbè, ormai ho portati, quindi entreranno con me. Viva le donne. Ai collegiali è stato appena comunicato che dovranno eseguire un esame di educazione civica per entrare in collegio. Potere alle donne. Ragazzi, accomodatevi che adesso svolgeremo un test ingresso. Cosa? Cosa? No! No, raga, voi lo sapevate. Eh? Grande, fra! Posso scrivere la mia tesi sul femminismo, vai! No, no, no. Marilu, tu lo sapevi di questo test ingresso? Io non sapevo niente. No, raga, io non sono... No, 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 no. Marilu! Marilu, perché non me l'hai detto? Cora! Perché non mi hai detto dovevamo fare il test ingresso? Adesso io cosa scrivo? Cora, io non sapevo niente, non mi è stato detto nulla. Dalla regia non è stato comunicato che dovevamo fare un test ingresso. Non te la prendere con me in questo momento. Cosa scrivo? Marilu, adesso te lo spacco in testa, eh? No, 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 no. Adesso mi senti. Cora, per favore, non mi far arrabbiare. Lo sai che sono una persona molto tranquilla, però con te davvero è insopportabile vivere. Noi siamo venute qua per discutere, non per scrivere. Perché non mi hai detto che c'era il test ingresso, eh? Che cosa ti costava dirmelo? Ma raga, chiedete tutto a me, so tutto. Tutto su sto tema, tutto. Non sono pronta, non sono venuta qui per questo. Io sono venuta qui per farmi 8 milioni di follower. Non sono venuta qui per fare finta di studiare. Io adesso cosa scrivo? Mi metto a fare i cuoricini? Mettiamoci a fare i cuoricini. Io adesso faccio 2 cuoricini. Questo è il mio test ingresso. Potere alle donne. Il test ingresso è su educazione civica. Educhè? No, raga, seri, io non so niente. Marilu, secondo te 2 cuoricini bastano per superare la prova? Cora, non lo so. Scrivi qualcosa. Oh, mi devi rispondere di sì. Che cosa fai? No, cosa testa? Adesso vengo lì, ti ammazzo. Lo vedi questo foglio? Te lo faccio mangiare. Educazione civica, no, raga, potere alle donne. Io scrivo tutto sulle donne. Educazione, la Costituzione. Marilu, tu che hai scritto?
Marilu. La Costituzione è Marilu. Boh, raga, la Costituzione è potere alle donne. Cora, che c'è Marilu? Parliamo col linguaggio dei segni. Tanto siamo gemelle, quindi queste cose telepatiche le sappiamo fare, vero? Dai, che cos'è la Costituzione? Io però non lo so che cos'è la Costituzione. Non lo sai? Allora non lo so nemmeno io. Non lo so. Non lo sappiamo. Cora, io ho finito. Sì, io ho finito, tu? Anche io. Meglio per te che hai finito. Raga, io ho fatto tutto. Se ci bocciano a noi ragazze, denuncia. Se non bocciano nemmeno un ragazzo, denuncia. Mo' gli fammo vedere a questi. Tanto non c'è scritto niente. A questo punto, sfruttiamo il foglio. Facciamoci un aeroplanino. Bene, indovinate chi verrà cacciato il primo giorno? Io. Consegniamo? Vabbè. Fai sempre di testa tua però, eh. I ragazzi hanno appena terminato il test ingresso. Alcuni di loro sono stati richiamati in presidenza per sapere l'esito. No, raga, raga, io senza mia sorella non vivo, eh. Raga, se mia sorella non l'ammettono, io me ne vado. Cioè, io scappo, scavarò che cancelli e me ne vado. No, perché l'hanno chiamata? O perché l'hanno chiamata? Cora, Cora, se mi senti? Telepaticamente, perché l'hanno chiamata? Tutto a posto. Marilu, appena ti arrivo ti ammazzo. Guarda dove sono finita, tutta colpa tua. Signorina Cora, che cos'è per lei la famiglia? La famiglia è un gruppo di persone con lo stesso gruppo sanguigno. Secondo lei ha passato il test oppure no? Io spero tanto di sì perché non sono mai stata lontana per più di un'ora e mezza. La mia sorella, quindi spero tanto di sì perché sennò non saprei come fare. Stia tranquilla, è ammessa al collegio. Davvero? Grazie. Grazie mille. Marilu, adesso sei morta. Signorina Nicole, secondo lei com'è andato questo test? Ma secondo me benissimo, cioè, ho fatto tutto il discorso delle donne, come sempre, perché le donne sono la vita mia, rispetto per noi. Spero che hanno chiamato pure qualche altro maschio qua in presidenza, perché sennò tocca far bordello. Secondo lei, che cos'è la Costituzione? La Costituzione è il potere alle donne. Che è la Costituzione, sennò? Cioè, raga, rispetto per noi. Fuck the man. Secondo lei, con il suo test, è ammessa al collegio o no? Certo! Una domanda, oh! Noi, più o meno, che se capimo, capisce che se lei non mi fa entrare, chiamo tutto il gruppetto mio delle femministe e gli esporno tutto qua, eh! Quindi vedete un attimo di farmi entrare, perché sennò succede il panico, eh! Io ve l'ho detto. Comunque sa, lei è proprio simpatica. Secondo me io e lei potremmo diventare buone amiche. Se mi fa entrare al collegio, magari potremmo stringere amicizia. Lei che dice? Stia tranquilla che lei è ammessa. Sono ammessa? Sì, non si preoccupi. A posto. Vedi, non c'è stato nemmeno bisogno di usare brutte maniere. Eccomi! Qual è il problema? Secondo lei è ammessa al collegio? Sì, calcolando la mia bravura, la mia bellezza, la mia simpatia, il mio essere fantastica, i soldi che ha versato mamma, però vabbè, quello è tutta un altro. Sì, comunque sì, credo di sì. Perché? Qual è il problema? Perché, cioè, vorrei apparire un pochino di più in trasmissione, sa com'è? Mia mamma ha versato un po' di soldi. Va bene, allora c'è stato un problema. Non mi dica quale! Con la sua. No! Non me l'aspettavo. No, no, una cosa così no, per favore, la prego. Mi dica che si può risolvere. No, forse. Allora, adesso effettuerò una chiamata da casa e le farò versare 6.000 euro. Vanno bene? Così posso rientrare dentro al collegio? Sì, certo, va più che bene. Grazie, davvero. Non mi avvicino per rispetto, però. Grazie, davvero. Grazie a tutti, miei fan da casa. Vi amo, seguitemi su Instagram. Bene raga, spero che questo primo episodio del collegio vi sia piaciuto. Fatemi sapere assolutamente qui sotto nei commenti qual è il vostro personaggio preferito. Io vi do appuntamento questo venerdì alle ore 15.30 per un nuovo video del collegio 3, la seconda puntata. Però, siccome mi sento buona, vi voglio dare qualche anticipazione del prossimo video. Detto questo, vi auguro buon proseguimento della vostra serata, giornata o quel che è. Seguitemi su tutti quanti i miei social network per rimanere sempre aggiornati sui miei video e sulla mia giornata. Link qui sotto in descrizione. Ne siete iscritti, e niente ragazzi, non ci va, andiamo su video. Adesso faccio belli, ciao ciao. Ci vediamo venerdì, ciao. Marilu, togliti quello schifo. Ma no, toglitele te, toglitelo. Ma no, Cora. Va bene, allora non lo tolgo. Cora, calma. No, 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 no. Ma di Cora, non mi toccare, non mi toccare. Plagati, togli. Fermi, calma, calma. Non le togli. Che cos'è, eh?
Io non voglio, va bene, non ti do. Guarda che schifo, anche se siamo gemelle, comunque io sono comunque la più bella e la più famosa. Tu invece non vali niente, hai capito? Adesso vieni qui e fammi di nuovo la legge. Ma no che non te le faccio, ma chi te se fila? No, ma vedi te, ma vedi questa. Ma tu devi farmi la discriminare qui, sei la schiava, lo capisci o no? Sì, vai, vai, brava. Non mi fa vedere, ti devo dare una sberla. Raga, io i capelli non me li faccio toccare. Non se permettessero che davvero, davvero. Manco una donna mi può toccare i capelli. Manco mia madre, manco io mi tocco i capelli. Se si azzardano, faccio un bordello, sfondo tutto qua dentro, sfondo tutto.